Ciao a tutti e a tutte. Eccomi per un'altra creazione. Abbiamo realizzato qualche giorno fa il musetto di un gatto. Giustamente questo gatto ha bisogno di un corpo. Ma in questo caso la situazione sarà diversa. Normalmente noi tendiamo a fare un po' l'immagine in caricatura per quanto riguarda le bambole. Facciamo in alcuni casi gambe, mani e piedi, in altri casi facciamo solo la bambolina rotonda e aggiungiamo le mani e i piedini. Questa volta però per realizzare un gatto o qualsiasi altro animale useremo un sistema diverso. O meglio, la cosa principale da fare è realizzare, o meglio, disegnare uno schizzo del gatto che vogliamo.